nostra sagra, che voi conoscete tutti, che è cresciuta negli anni in maniera veramente smisurata ed è diventata una realtà importante del territorio, considerando che poi è la sagra del cappellaccio più antica della provincia di Ferrara. Quindi noi portiamo questa tradizione, portiamo avanti la tradizione di questo piatto che fa parte proprio della tradizione culinaria della contadina del nostro territorio. E io, prima di iniziare la serata, vorrei fare un applauso ai nostri volontari che questa sera saranno con noi. Il secondo applauso ve lo fate voi, sponsor, che siete per noi molto importanti e ci supportate da diversi anni e siete al nostro fianco nella realizzazione delle nostre attività. A questo punto vorrei salutare, permettetemi di salutare e di ringraziare per la loro presenza le autorità presenti questa sera con noi. Inizio dal, ovviamente io adesso vi elenco, alla fine facciamo un grande applauso per tutti in generale. Inizio dal sindaco Garutti Daniele di Poggio Arenatico, che ovviamente è il nostro partner in questa nostra attività. Voi vedete questa meravigliosa struttura è in piedi da 2 anni e quindi ha richiesto tanto lavoro e tanto impegno da parte nostra e da parte dell'amministrazione comunale di Poggio Arenatico. Il vice sindaco sempre di Poggio Arenatico, Andrea Bergami, che ha anche la delega allo sport, quindi ci segue anche lui sempre nelle nostre attività. L'assessore di Poggio Arenatico, Serena Fini, che ha la delega alla promozione del territorio, agli eventi, all'agricoltura e all'ambiente. Poi abbiamo il sindaco di Viterano Mainarda, onorevole Bergamini Davide, il dottor Ansaloni Stefano, comandante della Polizia Locale dell'Alto Ferrarese. Ecco, ovviamente il mio saluto va, il saluto di tutti, non solo alle autorità, ma a tutti gli ospiti presenti che hanno accettato il nostro invito. E a questo punto io chiamo il nostro presidente, Verzoni Maurizio.